In questa puntata Danilo è nell'arcipelago delle Eolie per una nuova avventura. Partendo dal cielo, attraverserà tre isole e scalerà due vulcani per poi volare dall'ultimo col parapendio. Per riuscirci, dovrà adattarsi a molteplici ambienti: le rapide pareti vulcaniche, le oscure acque dei canali e le capricciose correnti aeree. Il tutto in sole 12 ore. Un'impresa possibile solo superando i suoi limiti. Amici miei, in questa avventura dovrò attraversare tre isole: Salina, Lipari e Vulcano. Inizierò lanciandomi con il paracadute su Salina. Successivamente salirò in cima al vulcano spento in mountain bike, per poi scendere dal versante opposto correndo a piedi fino al mare. Da lì raggiungerò l'isola di Lipari in kayak, che poi attraverserò integralmente in bicicletta fino alla sponda opposta. Infine nuoterò fino all'isola di Vulcano, raggiungerò le solfatare e da lì decollerò con il parapendio. Il tutto in 12 ore. Con me ci sarà un cameraman e Gabriella, che mi farà da guida locale. Siciliana, Gabriella è una paracadutista esperta con oltre 1300 salti all'attivo. Assieme al suo team ha realizzato decine di voli acrobatici in tutta l'area, sorvolando vulcani e crateri fumanti. Danilo decolla in direzione di Leni, un comune di 700 abitanti nell'isola di Salina. Lo aspetta un lancio con il paracadute su una piccola isola, con il mare da un lato e la vegetazione dall'altro. Una condizione difficile ed eccitante. Se il vento non cambia e continua così, lui dovrebbe star lì su a smaltire quota e dovrebbe anche atterrare in questa direzione, se si mantiene così. Anche se il vento sta facendo un po' il ballerino, non mi piace molto. L'arcipelago delle Eolie prende il nome da Eolo, dio del vento e domatore delle correnti. Ma stavolta a sfidarle dovrà essere Danilo. Gabri, da Danilo passo. Ciao Danilo. Ok Gabri, sono praticamente sopra il punto mio di atterraggio, stiamo prendendo quota, sentiamo prima del far partire il cronometro, passa. Benissimo, perfetto.